sei svegliato presto? Non ho dormito, non respiro, sto per morire. L'angiografia polmonare di Andy è negativa. L'emogas analisi e la TAC sono assolutamente normali. Il cuore e i polmoni sono a posto. Quindi non c'è spiegazione alla bassa percentuale di saturazione. Già, curiosamente a volte il normale è normale. E altre volte non ci accorgiamo che il normale non è normale. Va a scrivere i suoi sintomi, Cameron. Mi dai il permesso di toccare i pennarelli? È previsto nel mio regolamento di procedura interna. In presenza di una mia difficoltà temporanea, li gestisci tu poi, Foreman. Chase, tu non sei ancora pronto. Allora? Sentite, abbiamo già escluso le infezioni, ma a prescindere dai risultati di laboratorio, c'è un'infezione su cui non abbiamo fatto indagini, data l'età. La neurosifilide. Oh, andiamo. Se l'infezione è penetrata nella corteccia cerebrale, le funzioni periferiche sono compromesse. Dai, non ha mai fatto sesso. Ha 9 anni. Forse non è stato un fatto volontario. Insomma, ha sempre intorno gente adulta. I medici degli ospedali, gli psicologi delle strutture di supporto. È stata molestata. Lo nasconde molto bene se è successo veramente. Che strano, tutte le ragazze che hanno subito molestie ne vogliono parlare. Può essere un'ipotesi. Non ha mai fatto sesso. Perché ne sei così sicuro? Perché mi ha detto di non aver mai dato un bacio. Hai anche letto il suo diario? Mi ha chiesto di baciarla. Una normale bambina di 9 anni non ha il sesso nel cervello, soprattutto mentre un dottore le infila un sondino in vena. Ma lei non è una normale bambina di 9 anni, ha un cancro. Il cancro non rende speciali. Le molestie sessuali invece voleva sono... solo un bacio prima di morire. Se non ha mai dato un bacio, è ovvio che non ha mai fatto sesso. Dillo a tutte le prostitute che non vogliono baciarmi in bocca. Ehi, ho una bella teoria. Andy è stata molestata e cerca rifugio in romantiche fantasticherie con uomini adulti con tanti capelli. Non è detto tutto, di la verità. Chi ha subito molestie sa come girare le cose e manipolare il prossimo. Hai detto di sì, vero? L'hai baciata. Ma non significava niente. Ho dato solo un bacio a una bambina condannata a morire. Un piccolo bacio prima che morisse. Ah, grazie dell'aiuto. Questa è la ragione per cui non toccherai i miei pennarelli. Va a controllare se ha fatto sesso. Ok.